Buonasera a tutti e benvenuti a questo terzo appuntamento in cui trattiamo le tematiche a supporto del caregiver al domicilio. Come sempre saranno con noi esperti dei centri clinici NEMO e chiedo quindi alla regia di mandare il video. Grazie. Thank you.
Allora, oggi in particolare saranno con noi Serena Forteleoni, terapista occupazionale, e Gabriele Menicucci, terapista respiratorio del Centro Clinico Nemo di Roma, che ci illustreranno appunto le attività di supporto alla ventilazione. Seguiranno poi Giulia Giannetto, nurse coach, e Davide Gitto, coordinatore infermieristico del Centro Clinico Nemo Sud, che invece ci parleranno e ci mostreranno praticamente come effettuare le medicazioni della tracheostomia e della PEG. Lascerei quindi a Serena e a Gabriele la vostra parte pratica. Grazie. Buonasera a tutti, io sono Gabriele Menicucci, sono fisioterapista del Centro Clinico Nemo di Roma presso il Policlinico Gemelli e oggi andremo a parlare della parte della gestione della parte respiratoria appunto con l'utilizzo dei ventilatori, della macchina della tosse e delle varie interfacce che sono collegate ad essi. In particolare adesso vi mostrerò la parte della ventilazione non invasiva, quindi con pazienti che utilizzano delle maschere appunto per l'ausilio alla respirazione. Vi farò vedere anche due tipi di ventilatori che possiamo trovare in utilizzo presso i pazienti e come si gestiscono le varie connessioni, le interfacce e le eventuali problematiche legate ad essi. Dunque, inizierò a parlarvi con un tipo di ventilatore che possiamo vedere qui, che è un ventilatore, come potete vedere tutti quanti, è un ventilatore monotubo, quindi dalla macchina esce soltanto un circuito. Da quest'altra parte invece avremo un ventilatore che, come vedete, presenta due tubi. La differenza sta appunto nella macchina, ma di conseguenza anche sulle interfacce che andrò ad utilizzare, ovviamente oltre anche al tipo di circuito. Su un circuito monotubo utilizzerò delle interfacce che possono essere di vario tipo, da delle interfacce più oro-nasali e un po' più grandi rispetto ad altre, come possiamo vedere con quest'altra, che è una maschera prettamente nasale, che adesso vi mostrerò poi con la collega, oppure ci sono delle interfacce che sono una via di mezzo, che sono chiaramente meno invasive dell'altra che vi ho fatto vedere prima, che adesso vi mostrerò. La cosa fondamentale da dire su un ventilatore con un circuito soltanto è che su tutte le maschere che vengono utilizzate ci deve essere un dispositivo che eviti il fenomeno che viene definito di rebreathing, ossia il fenomeno che si determina quando il paziente va a respirare nuovamente il proprio respirato, che è chiaramente, come immaginate, una cosa che non deve accadere. Di conseguenza, a seconda del tipo di maschera, dobbiamo avere delle parti che sono adibite a far sì che la parte espirata del paziente non rientri nella macchina. Ce l'abbiamo qui, in questa zona, su questo tipo di maschera, ci sono dei forellini, oppure possiamo trovare sui raccordi un sistema a valvola che non consente il rientro dell'aria. Ed è fondamentale che questi rimangano sempre liberi. Quindi se voi sentite delle perdite qui sopra, o qui in questo caso, è normale che ci siano, anzi è fondamentale che ci siano, non devono mai essere occlusi queste fuoriuscite d'aria. Il circuito del ventilatore è composto essenzialmente di tre componenti. La prima è il filtro. Filtri ne abbiamo di vari tipi e a seconda del colore possiamo stabilire l'utilizzo e la funzionalità che hanno. Filtri che sono verdi o blu sono filtri umidificati, di conseguenza li devo utilizzare assolutamente mentre faccio la ventilazione.
perché questo, oltre a filtrare l'aria, mi garantisce un'umidificazione dell'aria stessa al paziente. Secondo componente che trovo è appunto il circuito, che abbiamo visto in questo caso essere un monotubo, e alla fine del quale troviamo appunto l'interfaccia. Questa è la sequenza di montaggio del circuito del ventilatore. Vi faccio vedere adesso con la mia collega come mettere le varie interfacce. Allora, questa che vi ho fatto vedere per prima, che è quella un po' più invasiva, che è una maschera oronasale, quando la vado a posizionare la metto sempre prima sul viso, poi vado a mettere la parte posteriore e la vado a chiudere. Quello che suggeriamo noi è sempre quello di, quando si vanno a togliere le maschere, di togliere solo ed esclusivamente i ganci, così da non dover di nuovo, ogni volta che la si smonta, regolare i vari elastici. Le regolo la prima volta, dopodiché, una volta che li ho montati, regolati, ho bisogno soltanto di fare questo lavoro e la maschera viene via. Per il seguente montaggio, poi, non c'è bisogno di regolarla nuovamente. Un altro tipo di interfaccia che possiamo vedere è questa qui, che è sempre una maschera oronasale, però non va sulla parte superiore del naso, quindi l'osso nasale, che è la parte più delicata del nostro viso, essendo privo di grasso, e che va incontro quindi a andare incontro a lesioni, con questa maschera riduciamo questo fenomeno. Anche qui posiziono la maschera e poi la accompagno dietro fino alla nuca e poi la vado a chiudere. Stesso discorso, anche qui quando devo ritoglierla faccio la stessa identica cosa che ho fatto sull'altra e tolgo. L'ultima maschera che vi mostro è una maschera nasale che vi faccio vedere. Ve la faccio vedere così. Adesso la andiamo a montare. In questo caso, sempre il solito discorso, posiziono il naso, poi scendo piano piano con la maschera fino ad arrivare alla nuca ed ecco qua montata la maschera nasale. Ovviamente poi accendo la macchina prima di mettere il ventilatore e poi la collego. Ok, queste sono le tre interfacce che principalmente vengono utilizzate. E altre cose di cui vi devo parlare, insomma, diciamo che sono tre le interfacce che vi ho fatto vedere perché è fondamentale che il paziente abbia più di un'interfaccia. Il motivo è semplice. Purtroppo andando ad utilizzare magari per più ore durante la giornata la stessa maschera, è facile che si creino delle lesioni sul viso, perché comunque portare, per quanto possano essere di materiali morbidi, silicone e quant'altro, comunque la pressione sempre sullo stesso posto del viso può creare delle piccole lesioni. Noi prescriviamo sempre minimo due, ma anche tre maschere per evitare ciò. Quindi il paziente è invitato ad utilizzarne, ad alternarle durante l'arco della giornata. Questo per quanto riguarda la ventilazione non invasiva, quindi con l'utilizzo di maschere. Il discorso che ho fatto prima, che è fondamentale, delle perdite che ci devono essere sulle maschere, non vale per un ventilatore bitubo. Se io utilizzo un ventilatore bitubo, deve essere la maschera invece una maschera di tipo chiuso, non deve avere delle perdite come vi ho elencato prima, perché avendo due tubi, quel fenomeno che vi ho elencato prima del rebreathing non può avvenire perché da un tubo avviene la mandata dell'aria e sull'altro c'è il circuito della fase espiratoria. Quindi l'aria espirata esce dal secondo tubo. Quindi il fenomeno del rebreathing non può avvenire e di conseguenza non devo utilizzare delle maschere che hanno delle perdite sulla maschera o sul raccordo, ma devo utilizzare delle maschere chiuse, che siano stagne. Questo se non ho altro da aggiungervi sulla ventilazione non invasiva. Passo la parola alla mia collega, poi
vi parlerò invece della ventilazione invasiva. Salve a tutti, io sono Serena Quatteleoni, la terapista occupazionale del centro clinico NEMO. E mentre Gabriele vi ha parlato di ventilazione non invasiva, quindi delle persone che non hanno avuto bisogno di essere tracheostomizzate, io parlerò di quello che riguarda la ventilazione nel momento in cui c'è bisogno di confezionamento di tracheostomia. Quindi che cosa succede? Come montare il ventilatore in tracheostomia è identico e soprattutto si utilizzano anche in questo caso sia un bitubo che un monotubo, soprattutto per persone molto attive che si alzano dal letto, che hanno delle autonomie ancora mantenute. Il monotubo risulta essere più confortevole per questo, per cui cerchiamo di utilizzare quello che è più adeguato per loro. Il montaggio del circuito è il medesimo, l'unica cosa che cambia fondamentalmente è dove posizionare il filtro, mentre sulla ventilazione non invasiva in monotubo il filtro va messo sulla macchina, in ventilazione invasiva il filtro va a posto vicino al catheter mount. Perché? Perché questo ci permette un'umidificazione maggiore delle vie aeree. Quindi verrà montato in questo modo. Ora, come vedete, in questo caso il tubo non viene raccordato immediatamente al circuito, al filtro, ma apponiamo il Whisper, che è praticamente quel dispositivo che ci permette l'espirato, perché è il corrispettivo dei buchetti sulla maschera che ci diceva prima Gabriele. Ovviamente, non avendo una maschera dal quale far fuoriuscire l'espirato, utilizziamo il Whisper. Quindi circuito Whisper, filtro in questo caso umidificato e catheter mount. Dopodiché verrà attaccato direttamente alla tracheostomia. Questo ovviamente è il pezzetto interno della tracheostomia della canula. Perché vi faccio vedere anche il pezzettino interno della canula? Perché è fondamentale per capire il procedimento di cuffiatura e scuffiatura, ovvero all'interno della canula abbiamo un piccolo palloncino che viene gestito da un palloncino esterno. Che cosa succede se io gonfio il palloncino esterno? Poi vi faccio vedere in che modo. Il palloncino interno si gonfierà. Questo a che cosa serve? Per salvaguardare le vie aeree da qualsiasi altra entrata che non sia aria. Quindi questo verrà fatto, la cuffiatura verrà fatta nel momento in cui il paziente mangerà o nel momento in cui dorme. Se il paziente invece non sta mangiando e non sta dormendo ed è una persona che ha una buona comunicazione, no, scusate, non comunicazione, una buona parola, riesce ancora a parlare, andiamo a scuffiare, quindi a sgonfiare il palloncino interno della canula. Questo fa sì che l'aria passa anche attraverso il naso e la bocca, facendo muovere le corde vocali, per cui il paziente parlerà. Come si gestisce da questo piccolo palloncino esterno che ha una valvola, una siringa normalissima da infusione, si va a far scattare la valvolina. Andiamo a mandare internamente l'aria e il palloncino si gonfierà. Importante, fondamentale, sapere a quanto è cuffiata la canula, perché non va né più e né meno cuffiata rispetto a quello che vi viene detto in sede di confezionamento, perché altrimenti c'è il rischio che la trachea abbia delle lesioni. In genere sono intorno ai 6-7 cc di aria, può essere cuffiata d'aria o ad acqua. E altra manovra che si fa in ventilazione invasiva è l'aspirazione, ovviamente. Si va ad utilizzare in casa, si hanno gli aspiratori portatili che sono così o comunque simili a questi, sono
possono essere collegati a batteria. Entrambi i ventilatori possono essere collegati alla corrente o possono essere staccati perché hanno delle batterie interne. Idem l'aspiratore portatile, ha una batteria interna che dura circa 3-4 ore più o meno. Come si monta è abbastanza intuitivo, perché al sopra questo piccolo contenitore ci sono delle scritte che ora non si vedono, però da vicino si leggono bene. C'è scritto paziente e valvola, per cui i tubicini sono abbastanza obbligati nel montaggio. Il tubo va messo qua e all'estremità del tubo di aspirazione, ci sarà questa piccola inserzione, che è una, noi la chiamiamo pipetta, che serve praticamente per regolare l'aspirazione. Una volta che si accende l'aspiratore, se vado a tappare questo buchino, l'aspiratore aspirerà, altrimenti non fa nulla. Dopodiché, sondino, e andiamo a... Quanto si inserisce il sondino all'interno della canula? Andiamo ad inserire il sondino all'interno della canula finché la persona non farà il colpo di tosse. C'è un momento in cui il sondino stimolerà un colpo di tosse, un piccolo colpo di tosse involontario. In quel momento possiamo cominciare, vuol dire che siamo arrivati al punto, possiamo cominciare ad aspirare e a tirare via facendo questo movimento, per andare a pulire tutto l'interno della trachea, della canula. E io penso, come si pulisce l'aspiratore? Ovviamente ogni volta che si aspira, dopo l'aspirazione, il sondino va inserito all'interno di una bottiglia con acqua distillata, possibilmente o fisiologica, in modo tale da non creare poi calcare, che aspirare un pochino di acqua e aspirare a vuoto, noi diciamo dai un'aspirata a vuoto, perché così il circuito si va a pulire da tutte le secrezioni ed evitiamo che si vada a creare un accumulo all'interno del tubo, che poi non permette più l'aspirazione perché si va ad incollare. E io penso di aver pulito, di aver detto tutto, e ripasso la parola a Gabriele. Allora, un argomento che voglio affrontare adesso è il seguente, ossia quello dell'aerosolterapia. L'aerosolterapia possiamo farla in tutte e due le modalità, chiaramente, sia in modalità invasiva sia in modalità non invasiva. In modalità non invasiva, chiaramente, questo è un nebulizzatore per aerosolterapia che noi utilizziamo collegandolo alla riserva dell'ossigeno, quindi c'è il tubo che viene collegato all'ossigeno, arriva al nebulizzatore e chiaramente con il farmaco all'interno, poi viene fatto tramite questo boccaglio dal paziente che riesce appunto ad inalare tutto quanto il nebulizzato dall'ossigeno. E per quanto riguarda invece il paziente tracheostomizzato, quindi stiamo parlando di una ventilazione invasiva, possiamo fare la stessa identica cosa, sempre utilizzando lo stesso presidio. Lo vado ad inserire direttamente sul catheter mount e, cosa fondamentale, è quella di posizionare nel giusto ordine il filtro, che non deve andare assolutamente dopo l'aerosol, altrimenti chiaramente filtrerebbe tutto, ma deve andare prima, quindi ci troveremo in questa situazione qui. Dal ventilatore troveremo il filtro, il nebulizzatore e chiaramente il catheter mount con il paziente. Questo è
la sequenza, diciamo, del montaggio del circuito per la risonoterapia. E cosa fondamentale che noi diamo come indicazione è quella di fare dopo la risonoterapia la cough machine, appunto, o volgarmente detta macchina della tosse. Chiaramente è logica la conseguenza di fare l'apparecchio della tosse dopo l'aerosol, perché con l'aerosolterapia riusciamo a fluidificare le secrezioni del paziente e ovviamente facendo successivamente la macchina della tosse abbiamo un maggior risultato nel far espettorare il paziente o comunque far drenare le eventuali secrezioni. E un'altra cosa che prima ho accennato, ma che poi non ho finito di dirvi, era il discorso dei filtri, che prima vi ho detto che per la ventilazione dobbiamo utilizzare dei filtri che abbiano un colore verde o blu. Per la macchina della tosse, invece, è sufficiente utilizzare, che quindi avevo detto prima, sono filtri umidificati. Per la macchina della tosse questo non è necessario perché possiamo benissimo utilizzare dei filtri non umidificati, essendo utilizzata per pochi minuti, possiamo utilizzare appunto dei filtri non umidificati che riconosceremo dal colore giallo oppure bianco. Prima di parlare della macchina della tosse, però voglio affrontare un discorso fondamentale perché è quello che magari stando a casa può creare più allarmismi possibili. E appunto, se scusate il gioco di parole, è quello degli allarmi dei ventilatori. Allora, gli allarmi dei ventilatori sono molteplici. Vi do un'indicazione di massima, un po' per tranquillizzare, perché spesso sentiamo i ventilatori suonare e magari è una sciocchezza. E quindi cercherò di darvi delle indicazioni su come interpretare in linea di massima questi allarmi. Allora, diciamo che iniziamo col dire che i ventilatori tutti, come si stacca la corrente, cominciano a suonare. Hanno un suono diverso da altri allarmi che sono legati alla ventilazione vera e propria. Hanno un suono più tenue e meno frequente, che serve appunto per avvisare che il ventilatore sta funzionando senza corrente. Ha sì un'autonomia, però giustamente il ventilatore suona e sta a noi dargli la conferma, a seconda del tipo di ventilatore, quindi in un modo o nell'altro, dargli la conferma del fatto che io abbia staccato la corrente volontariamente o meno. Così, se il ventilatore mi suona e io non ho staccato la corrente, vuol dire che ho un problema sulla linea di rete che può essere una presa che non funziona o eventualmente la corrente che è saltata a casa. I ventilatori, comunque, come ha detto prima la collega, hanno un'autonomia di almeno 3-4 ore, quindi ci danno tutto il tempo per poter gestire eventuali blackout o problemi di rete. Questo, diciamo, è quello fondamentale da capire sulla parte della corrente o meno. Andiamo più nello specifico negli allarmi che vi possono dare i ventilatori. Andiamo ad analizzare prima una ventilazione non invasiva. Vi dico che 9 volte su 10 l'allarme che ci può dare il ventilatore è legato al fatto che ci siano delle perdite sulla maschera. Quindi, magari durante la notte si può spostare un po' la maschera perché uno si gira. Oppure si stacca il tubo. Quindi diciamo che 9 su 10, quando il ventilatore suona in modalità non invasiva, è perché ci sono delle perdite sulla maschera o sul circuito. Per quanto riguarda la modalità invece invasiva su un paziente tracheostomizzato, anche lì c'è un'alta probabilità che ci siano delle perdite anche sul circuito, quindi magari si è staccato il circuito, il ventilatore registra una perdita importante e quindi suona. Quindi, quando il ventilatore ci suona, andiamo subito a vedere il display che ci dice, perché il display ce lo dice quello che sta succedendo. Se il ventilatore si è staccato, il ventilatore ci dice disconnessione. Quindi controlliamo subito la linea e vediamo che sia tutto quanto attaccato. E se
l'errore che ci dà è un altro, andiamo ad indagare il perché. Spesso ci registra dei volumi troppo alti o troppo bassi, delle pressioni troppo alte o troppo basse. L'indicazione che vi do io è quella di verificare che non ci sia un accumulo di secrezioni nel paziente, perché spesso e volentieri, quando c'è un accumulo di secrezioni che può essere determinato da un tappo di catarro, ad esempio, bisogna il ventilatore deve spingere di più per far fronte a queste contropressioni e quindi suona avvisandoti che c'è una pressione maggiore o un volume maggiore che sta erogando il ventilatore. Di conseguenza, la prima cosa che vi consiglio di fare è aspirare il paziente ed eventualmente fargli un ciclo di macchina della tosse, così da verificare ed avere la certezza che questo allarme fosse legato appunto ad un eccesso di secrezione. Se dopo aver fatto questa manovra, sia aspirarlo che fare la macchina tosse, il ventilatore vi continua a dare un altro allarme, l'altra prova che si può fare è quella di, siccome i pazienti tracheostomizzati hanno sempre due ventilatori, di invertire il ventilatore, ossia prendere un altro ventilatore e vedere che questo non avvenga, ossia che il secondo ventilatore non mi dia lo stesso allarme. Allora a quel punto so che il problema è sul ventilatore e quindi contatto la ditta e mi faccio fare un intervento sulla macchina. Però in linea di massima è importante dire che se in una ventilazione invasiva ho un allarme, spesso e volentieri è legato ad un accumulo di secrezioni. Se su una ventilazione non invasiva è spesso e volentieri legato a delle perdite su tutto il circuito. Quindi questo è, diciamo, spero di avervi fatto capire, di avervi rassicurato un po' su dei suoni. Ah, un'altra cosa importante, i ventilatori possono suonare anche quando il paziente è scuffiato, perché essendo scuffiato il paziente registra delle perdite, perché la fase inspiratoria avviene nella canula, ma il paziente essendo scuffiato espira buona parte dell'aria che ha inspirato anche dalle vie aeree superiori. Quindi può capitare che se il paziente è scuffiato vi suona, mentre se il paziente è cuffiato no, sempre per un discorso legato alle perdite del ventilatore. Stesso identico discorso vale mentre si fa l'aerosolterapia. Noi la mettiamo sul circuito, il ventilatore rileva una quantità eccessiva, perché noi utilizziamo il nebulizzatore con l'ossigeno, c'è un volume maggiore di aria all'interno del circuito, il ventilatore lo registra e ci dà la perdita. Quindi ricordiamoci che se gli allarmi ci suonano durante queste due fasi è perché il ventilatore lavora con delle perdite, registra delle perdite e quindi o dei volumi eccessivi d'aria e quindi ci dà l'allarme. Adesso entriamo nel merito della macchina della tosse e lascio la parola a Serena. Allora, la macchina della tosse è abbastanza veloce come meccanismo, in non invasiva, quindi in maschera, si utilizzerà una maschera come questa, che sono le classiche maschere che vengono utilizzate anche per la rianimazione. Il filtro, come dicevamo prima, è il filtro giallo o bianco, quindi non umidificato, perché ci serve fondamentalmente per raccogliere secrezioni se dovessero fuoriuscire, per evitare di sporcare il circuito, ma non ci serve un'umidificazione dell'aria importante, perché in genere si fa subito dopo la macchina dell'aerosolterapia. Come viene fatta? Le macchine della tosse vengono impostate da noi, quindi in fase di ricovero o in fase ambulatoriale vengono impostate dall'operatore, dai terapisti o da chi altro, con le pressioni e con le impostazioni adeguate in base al tipo di persona che abbiamo di fronte. Quindi voi non dovete toccare le impostazioni, ma basterà accenderla con il pulsante di accensione. La macchina della tosse avrà una schermata del genere, che non si vede, vediamo così forse si vede meglio, dove compaiono tutti i numeri. Ci sono tre tastini che ci dicono, tre comandi. Quello che a noi interessa è il tastino con il comando terapia. Andiamo a spingere questo bottone e...
macchina si accenderà e entrerà in funzione. Si appone la maschera sul viso della persona facendo controresistenza con la mano dietro la nuca e si parte con il ciclo. In genere consigliamo 20 o 25 atti per tre volte al giorno, quindi mattina, pomeriggio e sera, come terapia. Come va cambiato? In genere il materiale di consumo viene dato dall'ASL di appartenenza sotto prescrizione medica, quindi avrete a casa tutto il materiale di consumo e in genere viene cambiato circa una volta a settimana il filtro, a meno che non viene sporcato con le secrezioni, a quel punto si butta, perché i filtri sono entrambi, uno umidificato, uno non umidificato, ma entrambi antibatterici. E anche la macchina della tosse ha una batteria interna, per cui se la corrente va via o se bisogna utilizzarla all'esterno può essere utilizzata, e non ci sono altre... L'ultimissima cosa che vi voglio far vedere, perché era prevista. Allora, questo è un presidio che serve a salvaguardare un pochettino il viso durante la ventilazione. Si chiama GECO ed è un presidio che va messo tra il naso e la maschera, che in questo caso non trovo. Utilizziamo questa qua. Ok, quindi una volta che vado ad applicare la maschera della ventilazione, ho questo presidio appunto che ci aiuta, che non è altro che un dischetto di silicone che serve a proteggere il naso, che come ho detto prima è la parte più sensibile e più delicata del viso. Ok, quindi questa era l'ultima cosa che volevo mostrarvi, e per il resto noi ci fermiamo qua. Ho dimenticato io una cosa, poi basta, giuro, ho finito. La macchina della tosse viene fatta anche in tracheostomia, anche per i pazienti tracheostomizzati viene utilizzata la macchina della tosse nelle stesse modalità in cui viene utilizzata in ventilazione non invasiva, per cui sempre tre volte al giorno. In questo caso sono circa 9 minuti e la persona, il paziente, verrà scuffiato durante l'utilizzo della macchina della tosse. Questo per far sì che le secrezioni vengano pulite, quelle che si formano intorno alla cuffia che vi facevo vedere prima. Quindi si divideranno in 3 minuti cuffiato, 3 minuti scuffiato e 3 minuti cuffiato di nuovo. Quindi la macchina della tosse in ventilazione invasiva viene utilizzata come mantenimento e come terapia. E in questo, io penso che sì, noi abbiamo finito. Ci fermiamo. Muta. Grazie mille, grazie a Serena e grazie a Gabriele. Io direi di continuare perché stanno arrivando delle domande, ma è importante anche unire all'aspetto successivo, quindi io lascerei la parola a Giulia e a Davide e chiederei alla regia di mandare video che Giulia e Davide commenteranno. Buonasera Giulia. Buonasera. Eccoci, quando siete pronti mandate, chiedete il video e partiamo. Sì, salve a tutti, io sono infermiera nurse coach di Nemo Sud di Messina e adesso vi illustreremo la medicazione della tracheostomia. Prego. Ok, la medicazione allora della tracheostomia è una procedura che deve essere eseguita quotidianamente, almeno quotidianamente, tutte le volte che è necessario. Come si può vedere, iniziamo ad estrarre la medicazione precedente, quindi la metallina precedente, e andremo a osservare eventuali secrezioni o secrezioni ematiche, che potrebbero essere segni di infezioni. Chiaramente parliamo di paziente tracheostomizzato, che è un paziente altamente esposto al rischio di infezioni. Successivamente andremo a rimuovere la fascetta di fissaggio precedentemente posizionata. È una manovra che l'operatore può eseguire in autonomia
dopo aver eseguito il lavaggio sociale delle mani, è il posizionamento dei guanti monouso. Si aiuterà tenendo ancorata la flangia, che altro non è che una lamina posta perpendicolarmente alla cannula tracheale interna e che rappresenta il limite oltre il quale la cannula non può andare oltre. Successivamente l'operatore procederà alla medicazione con una procedura sterile, quindi eseguirà il lavaggio antisettico delle mani e il posizionamento dei guanti chirurgici. Dopo aver preparato un campo sterile fatto di garze sterili, soluzione fisiologica e una pinza, procederà alla detersione della zona peristomale. Cos'è la zona peristomale? È la zona attorno alla stomia, il punto in cui è stata confezionata appunto la stomia. Procederà con la detersione attraverso l'utilizzo di queste garze imbevute di soluzione fisiologica con movimenti rotatori e centrifughi, quindi andando dal centro verso l'esterno ed evitando soprattutto di ripassare nella zona già trattata per minimizzare al massimo quella che è la proliferazione di microrganismi, talvolta anche multiresistenti. Quindi si continua con la detersione tenendo ancorata la flangia, la detersione di tutta la zona peristomale. Ovviamente è importante contestualmente ispezionare la cute, valutare insoliti rossori, presenza di gonfiori o edemi e presenza anche di secrezioni purulenti. In quel caso ovviamente allertare il medico e valutare il piano terapeutico più adeguato al paziente. Chiaramente il piano terapeutico è personalizzato alle esigenze di ogni paziente. Quindi si continua alla detersione della zona circostante. Il posizionamento del paziente preferito è il decubito semiseduto, quindi il decubito semiseduto sia per facilitare la manovra dell'operatore sia per garantire il comfort del paziente, perché è un paziente che in tutti i casi, anche se parzialmente collaborante, deve essere informato in merito alla procedura. Si procede alla detersione della zona laterale del collo e della zona posteriore al collo prima di posizionare la nuova metallina. Si può vedere appunto la detersione di tutta la parte laterale del collo. In questo contesto ha un ruolo centrale l'infermiere anche in merito all'addestramento del caregiver di riferimento, perché ovviamente bisogna fare sempre interventi volti all'educazione terapeutica, perché sono pazienti che poi rientreranno al domicilio e verranno assistiti al loro domicilio. Successivamente andremo a posizionare la nuova metallina, una metallina in TNT, tessuto non tessuto, impregnata all'argento proprio per garantire la sepsi. È sconsigliabile utilizzare delle garze tagliate ed è consigliabile utilizzare queste metalline a forma di coda di rondine proprio per far aderire alla stomia. E poi verrà posizionata infine la fascetta di fissaggio, la nuova fascetta di fissaggio. Si consiglia sempre di mantenere fissa la flangia e accompagnare la fascetta di fissaggio fino alla parte controlaterale. Come si può vedere, sempre in questo contesto, ovviamente l'infermiere spiegherà al caregiver in maniera accurata la procedura, perché sarà appunto lo stesso caregiver che si occuperà nella gestione al domicilio, e quindi ci troviamo in un contesto di attività organizzate di sensibilizzazione, informazione e soprattutto apprendimento. È il ruolo centrale dell'infermiere in questo. E poi si andrà a verificare che la fascetta di fissaggio non sia troppo stretta e possiamo fare una prova, come si può ben vedere, posizionando proprio due dita tra la zona laterale del collo e la fascetta stessa.
Ottimo, grazie. Passiamo alla medicazione della PEG. Salve. La PEG si intende la gastrostomia endoscopica percutanea, cioè l'inserimento di una sonda attraverso la parete addominale fino al livello dello stomaco. Questo per soddisfare il bisogno giornaliero di alimentazione nei pazienti disfagici. Per eseguire la medicazione, dapprima si esegue il lavaggio delle mani, si posizionano i guanti e si va a valutare gli eventuali arrossamenti che ci sono nella parte della stomia. Possiamo valutare anche se ci sono cioè delle ristagne di materiale gastrico oppure delle secrezioni purulente che possono essere segni e sintomi di infezioni. Dopo di ciò si andrà ad emergere la cute con della garza imbevuta di fisiologica, con rotazioni e un senso centrifugo, cioè dall'interno verso l'esterno. Possiamo valutare se c'è anche la formazione di granulomi, cioè delle neoformazioni che sono dovute a delle reazioni immunitarie a lesioni da infezioni croniche. Molto importante è anche la rotazione della sonda, perché si possono causare delle incarcerazioni e quindi la sonda, quando poi si deve sostituire, perché ogni 6 mesi va sostituita, è problematica. Molto importante è anche l'asciugazione, questo per evitare che si maceri la cute dopo che si lascia un po' bagnata. Dopo che si fa ciò, si inserisce nuovamente la medicazione, che può essere una garzina tagliata oppure una metallina a coda di rondine, come stiamo vedendo adesso nel video. Dopo di ciò, per ancorarla meglio, possiamo utilizzare un cerottino, avendo cura di non toccare con la pelle per evitare ulteriori arrossamenti. Perfetto. Di cosa abbiamo bisogno, come materiale? C'era forse un video, ma potete dirlo? Eccolo qua. Benissimo. Questo è il materiale utilizzato per la medicazione della tracheostomia, quindi guanti monouso per la rimozione della medicazione precedente, i guanti chirurgici per la medicazione successiva che deve essere fatta sterilmente, e una pinza. Si può vedere la soluzione fisiologica, la nuova metallina, la fascetta di fissaggio e la mutina che noi generalmente utilizziamo nella detersione della controcanula. La controcanula appunto viene inserita all'interno della canula tracheostomica per mantenere la turbidità delle vie aeree e quindi evitare il ristagno di secrezioni bronchiali. Inoltre vediamo anche il manometro che, come anticipava la collega di Nemoroma, viene utilizzato per stabilire le pressioni a bas le basse pressioni d'aria per gonfiare appunto la cuffia della tracheostomia. E quello è il presidio che noi utilizziamo. Che non sempre però c'è al domicilio, questo Che non dobbiamo sempre dire. c'è al domicilio, quindi la collega di Nemoroma appunto spiegava come poter ovviare il problema. Esatto. Allora, io chiederei alla regia se fa salire anche, se possiamo esserci tutti, anche i colleghi di Nemoroma, perché ci sono veramente tantissime domande. Quindi io comincio a fare, magari ne faccio un paio, vado per ordine di arrivo. Allora, Marinella, ci chiedeva rispetto alle lesioni sul naso e sul viso, ma mi sembra che abbiate mostrato il geco e quindi quel presidio in silicone. La mia domanda è dove si trova? Dove lo si può reperire? In farmacia è acquistabile. Perfetto, quindi. Scusate, mi aggiungo una cosa. Se non si trova il geco, perché magari non è di facile reperibilità, si possono utilizzare i cerotti per le medicazioni avanzate.
Quindi semplicemente dei cerotti fatti apposta per le lesioni da decubito, che sono leggermente più facili da trovare rispetto al gego, almeno in alcuni momenti, perché insomma anche noi di gego abbiamo fatto difficoltà a reperirli. Comunque, se lo volete prendere, vi faccio vedere bene la marca, il modello, questo è. Benissimo, io ricordo che questo appuntamento è registrato, quindi sarà disponibile sul canale YouTube di Aisla e quindi avrete modo anche di poi rimemorizzare bene tutte le informazioni che vi sono state date. Dunque, Rina ci chiede se è possibile avere un aspiratore di scorta. Qui mi sento di rispondere io, nel senso dando una visibilità un po' nazionale. Allora, tipicamente sì, l'aspiratore di scorta è previsto, ci deve essere naturalmente la prescrizione dello specialista. Viene prescritto quando le ore di ventilazione sono superiori solitamente a 16, però abbiamo delle normative regionali molto diverse da regione a regione e anche diversificate magari all'interno di una stessa regione rispetto alle ASL. Quindi su questo io rinnovo sempre la disponibilità del centro di ascolto di ASL. Se avete problemi rispetto alle prescrizioni, se avete problemi rispetto ai materiali di consumo, contattateci, la nostra mail la vedete qui, centroascolto@aisla.it, e noi cerchiamo di metterci in contatto con le relative ASL, ASP, eccetera, e cerchiamo di risolvere il problema. Allora, invece c'è una domanda molto interessante di Franca, eccola proprio questa. Buonasera, mio figlio ha la distrofia di Duchenne e da poco usa la maschera Wisp Nasal, solo che le cinghie facciali sono di plastica e gli fanno male gli zigomi. Esiste una versione con cinghie morbide di stoffa? Questa è la domanda. Allora, adattare delle cinghie sulla Wisp Nasal? No, perché ci sono delle... ogni maschera nasce con le sue cinghie. Il consiglio che vi posso dare io, essendo la Wisp Nasal una maschera prettamente nasale, il consiglio è provare un'altra interfaccia nasale. Questa è la cosa che posso, siccome ce ne sono diverse di interfacce solo nasali, eventualmente provarne altre. Ce ne sono diverse, come anche quella che vi ho fatto vedere prima io, della Dreamware, è una di quelle, insomma, ce ne sono diverse. Quindi il consiglio mio è non cercare di adattare altri elastici su una maschera, perché non, 9 su 10 non andrebbero. Poi se uno, bisogna anche trovare altri tipi di elastici adatti. Quindi no, secondo me la cosa più adatta è quella di... cercare di trovare un'altra interfaccia nasale. Perfetto, grazie. E qui mi collego a un'altra osservazione, perché a volte, soprattutto in ventilazione non invasiva, anche con gli accorgimenti, con il geco, eccetera, a volte le lesioni non riescono a risolversi, o comunque c'è comunque dolore e la persona quindi è a disagio. Quindi in questo caso è suggerito provare a cambiare l'interfaccia. Ci scontriamo a volte con problematiche prescrittive ed erogative, per cui bandi gara, però anche su questo io vi suggerisco, se ci sono problematiche di questo tipo, contattateci, noi cerchiamo insomma di intervenire al riguardo, perché il dolore e la lesione da maschera sono davvero fastidiosi. Invece, prego. L'importante è prevenire, nel senso cerchiamo di non arrivare alla lesione, perché poi adattare le maschere su una lesione diventa più complicato. Cerchiamo di interscambiare le interfacce, difficilissimo come piuttosto che arrivare prima di arrivare alla lesione vera e propria. In genere se ne danno sempre almeno
nel centro, nel nostro centro, cerchiamo di dare sempre almeno due tipi di maschere, quindi una con l'appoggio nasale e una, anche se è sempre oronasale, che non appoggi sul naso, in modo tale, non lo so, fai un mese, due settimane, l'importante è che non si arrivi alla lesione, perché poi la lesione diventa tutto più complicato, diventa anche più difficile ventilarsi, adattarsi alla ventilazione in sé, quindi poi c'è il rischio di abbandonare la ventilazione perché fa male la maschera, quindi è un po' un cane che si morde la coda. Assolutamente. Ho una domanda anche per Nemosud. Avete mostrato medicazione della trachea e della PEG. È suggerito o consigliato o sconsigliato l'utilizzo, per esempio, di crema all'ossido di zinco per prevenire arrossamenti? Se sì, come, quando? Allora, diciamo che per quanto riguarda la PEG, un problema principale può essere il granuloma, che è dovuto alle continue infezioni a parte dello stomaco. Quindi intanto bisogna valutare il motivo di queste infezioni. Dopo che si valuta questo, diciamo che già dai primi arrossamenti bisogna mettere delle pomade al cortisone tramite prescrizione medica e quindi evitare la formazione di questo granuloma. In tal caso si può iniziare anche con delle paste protettive all'ossido di zinco per preservare appunto la cute da eventuali prodotti più corrosivi e valutare eventuali comunque segni di flogosi. In quel caso, previa prescrizione medica, possiamo procedere con pomate al cortisone. Però è consigliabile iniziare con delle paste protettive. Ottimo, ecco, hanno detto una cosa importantissima: non usiamo il fai da te, l'inventiamoci le cose, tutto deve essere fatto sotto prescrizione medica, perché ciò che va bene a una persona e a una situazione può non solo non andare bene a un'altra situazione, ma potrebbe creare anche dei problemi. Quindi, diciamo che molte indicazioni sono personalizzate alle esigenze dei pazienti, perché la regola universale viene poi adattata alle varie situazioni. Anche la matita caustica è consigliata previa prescrizione medica, perché andrà a cauterizzare il granuloma. Spiegaci un pochino cos'è questa matita, così con questo nome un po' duro. Sì. Com'è? È una matita che viene posta sul granuloma e rilascia del materiale con nitrati di argento che andrà proprio a cauterizzare, devascolarizzare questo, sciogliere in maniera più comune proprio questo granuloma. Ed è piuttosto funzionale, però sempre previa prescrizione medica. Ok, ho altre due domande, una molto tecnica, quindi abbiamo anche delle persone assolutamente molto, molto preparate che ci fanno domande tecniche. Ci viene chiesto che cos'è VTE, quando compare VTE sul display del ventilatore, e è normale che VTE sia più alto rispetto a VTI? E questa è una domanda, ne faccio anche un'altra così rispondete anche a questa. È normale che quando si fa la macchina della tosse vi sia una desaturazione, quindi che la saturazione si abbassi? Eccola qua. Allora, rispondo io alla prima domanda e alla seconda risponderà la collega. Allora, la prima domanda, il VTE è il volume totale espirato. Dunque, su ventilatori bitubo troveremo entrambi i valori, ossia VTI e VTE. Il VTI, ovviamente, come dice l'acronimo, è volume totale inspirato, il VTE è quello espirato. Su un ventilatore monotubo solitamente troviamo soltanto il VTE. Allora, il VTE è fondamentale controllarlo perché ci dà, soprattutto in una ventilazione invasiva, ci dà tutti e due i valori sono fondamentali per capire i volumi di ventilazione che sta facendo il paziente. Se, rispondendo alla domanda che ci è stata fatta, che adesso vedo che se i due volumi devono essere su per giù uguali. Allora, quindi se il ventilatore manda 500 ml d'aria
diciamo che sommariamente devo avere altrettanti millimetri d'aria nel VTE. Quindi i due valori in una ventilazione corretta devono essere simili. Se non sono simili è perché principalmente c'è una perdita da qualche parte. Quindi devo innanzitutto controllarli. Se il paziente è scuffiato, chiaramente il VTE sarà più basso. Perché? Perché l'espirato non riuscirà più dalla canula, di conseguenza il ventilatore non lo registrerà più, perché è uscito dalla bocca o dal naso che sia. Di conseguenza, se il paziente è scuffiato, è normale che il VTE sia più basso. Se in condizioni normali, in cui quindi il paziente è cuffiato, ho delle differenze importanti, devo andare ad indagare. Indagare vuol dire, come dicevo prima, perché se ho un VTE anomalo, il ventilatore probabilmente mi suonerà. Quindi la prima cosa da fare, come vi ho detto prima, è controllare il circuito ed aspirare il paziente, o comunque essere certi che non vi siano accumuli di secrezioni che possono in qualche modo alterare la lettura dei volumi da parte del ventilatore. Quindi questa è la risposta fondamentale. La riassumo: VTI e VTE devono essere due valori quasi identici. Se ci sono delle differenze minime non è un problema. Se la differenza diventa importante, nell'ordine di almeno 300-400 millilitri su un volume, su un VTI di 500, allora c'è qualche cosa che non va. E quel qualcosa che non va è quello che vi ho elencato prima, ossia o il paziente è scuffiato o sta facendo aerosol, come ho detto prima, oppure c'è qualcosa che non va e devo andare a indagare, come ho detto prima, sul circuito e su eventuali occlusioni. E quindi su questo spero di essere stato chiaro, perché è uno degli allarmi che più spesso si presenta. Quindi, sì. Sei stato chiarissimo, hai dato una risposta comunque abbastanza articolata e complessa, e qui io ripeto, rischiando di essere noiosa, se però avete dei dubbi rispetto ai parametri di ventilazione, assolutamente contattate il vostro centro di riferimento, oppure se non siete seguiti da un centro di riferimento specifico, contattate il centro di ascolto, che attraverso i consulenti pneumologi può dare un primo indirizzo per la soluzione del problema. Sì, questo okay? Non l'ho detto, ma l'avevo dato erroneamente per sottinteso. Queste, diciamo, le indicazioni mie sono per orientarvi su un primo intervento. Chiaramente, se non rientra tutto quello che vi ho indicato, è ovvio che è necessario contattare lo specialista di riferimento e il centro che vi segue. Questo erroneamente l'avevo dato per scontato, ma è ovvio. Va benissimo. La parola alla collega che vi risponde sulla macchina, sulla domanda sì. Della macchina della corsa. Sì, Serena. È normale se la desaturazione durante la macchina della tosse? Beh, allora partiamo dal presupposto che si sta parlando di un tracheostomizzato. Allora, se la desaturazione è importante e persistente durante tutto l'arco della macchina della tosse, c'è qualcosa che non va. Come possiamo agire? Allora, la macchina della tosse si fa prevalentemente per togliere secrezioni accumulate. Questa è la base della macchina della tosse. Quindi, e la desaturazione è un'occlusione durante la respirazione, cioè avviene per un'occlusione durante la respirazione, l'atto respiratorio, che probabilmente è dovuto ad un tappo di secrezioni. Quindi viene da sé che durante l'atto della macchina della tosse è possibile una desaturazione, perché le secrezioni si smuovono, salgono verso l'alto, si incanalano in strutture molto piccole, perché la canula, come vi ho fatto vedere prima, è un tubicino molto piccolo, quindi probabilmente si incanala la secrezione. Prima che venga espulsa c'è quell'attimo in cui l'aria non passa benissimo, per cui è possibile una desaturazione durante l'atto.
Vero è che se la desaturazione è importante per lungo tempo, l'unica cosa, la cosa che noi consigliamo di fare è staccare la macchina della tosse e passare alle manovre di ventilazione manuale, quindi con l'ambu, che prima non abbiamo fatto vedere, però in realtà è semplicemente il pallone che viene fornito a tutte le persone che vanno a domicilio o in caso non doveste averlo in casa, contattate AISLA o il centro di riferimento o comunque il vostro diciamo, punto di riferimento per averlo, perché per le persone tracheostomizzate averlo in casa è fondamentale. Come viene utilizzato? È semplicemente un pallone che viene aperto e questo buchino viene messo in trachea, così. E vanno date due o tre botte come a simulare un respiro, quindi lentamente, non insufflando aria in questo modo, perché altrimenti andiamo a fare un trauma maggiore rispetto alla desaturazione, quindi lentamente, in modo tale che la pressione forte dell'ambu possa sgretolare, nel vero senso della parola, il tappo di secrezioni, per cui può, grazie, sicuramente meglio. E ovviamente si va a togliere la maschera in caso di tracheostomizzati, in caso di ventilazione non invasiva si lascia la maschera e andiamo a sgretolare e poi con l'aspirazione, con la broncoaspirazione si va a togliere il tappo. Per cui, ricapitolando, se la desaturazione è importante e per lungo tempo durante la macchina della tosse, ovviamente si deve andare a cercare il problema e quindi chiamare lo specialista perché probabilmente l'aerosol non è fatto in modo adeguato, c'è qualcosa che non va, cioè ci sono secrezioni molto dense e molto collose, per cui va comunque chiamato il medico di riferimento, che sia un pneumologo o che sia il medico del centro specialista, per andare ad indagare qual è il problema di questa desaturazione importante. Se succede una tantum per poco tempo, non ci allarmiamo, può essere, insomma. Grazie. State attenti, scusami, aggiungo solo questo perché è importante, state attenti al numero che c'è durante la desaturazione. 89, 87 può anche essere una desaturazione che però è quasi, diciamo, è gestibile. Quando si arriva ai 70, 60 siamo in fase emergenziale, quindi comunque attenzione al numero che c'è sul saturimetro. Grazie Serena, una domanda per invece Nemo Sud, anzi due domande. Abbiamo una questione che viene spesso riproposta anche al centro di ascolto, che è quella rispetto ai materiali di consumo. Quindi ci viene chiesto se sia per quanto riguarda i catheter mount che per quanto riguarda i sondini. Laddove le forniture, cosa che preciso non dovrebbe essere, ma fossero inferiori al bisogno e al consumo quotidiano, se si può operare un lavaggio e disinfezione di questi presidi. E poi c'è un'altra domanda, rispetto a una tematica di secrezioni che possono fuoriuscire dalla stomia, dalla tracheostomia. Andare quindi a bagnare la metallina e creare quindi disagio, se c'è qualche soluzione per questo problema. A voi. Allora, in merito al lavaggio e all'utilizzo dei presidi, chiaramente è fortemente sconsigliato proprio per una questione già abbondantemente discussa del rischio di infezioni. Chiaramente piuttosto consigliamo di riferirci il problema e cerchiamo di metterci in contatto con l'ASP di riferimento o il distretto di riferimento e capire dove sta la problematica, comunque dare un'integrazione laddove necessaria. Quindi diciamo che da parte nostra è fortemente sconsigliato. L'altra domanda era in merito alla fuoriuscita di secrezioni. Sì, proprio per questo inizialmente dicevo che la medicazione viene eseguita quotidianamente e tutte le volte che è necessario,
proprio perché alla procedura gold standard si va a personalizzare in base alle esigenze del paziente. Ci sono dei casi in cui, malgrado una buona gestione anche domiciliare, il paziente ha un'eccessiva produzione di scialorrea, secrezioni tracheobronchiali, e quindi in quel caso bisogna sicuramente parlare con il centro di riferimento e capire se c'è un problema di tipo clinico e quindi eventualmente operare con indagini di laboratorio, broncoaspirati, eventuali tamponi, e comunque medicare sempre costantemente proprio per minimizzare il rischio di infezioni. Questo è il nostro consiglio. Perfetto. Un momento di leggerezza, c'è Michele Lapusata che tutti noi conosciamo, che scrive: adesso mia moglie sperimenterà su di me tutti i consigli che state dando. Quindi certo Michele, sarà assolutamente così, e Stella, Stella seguirà tutto alla lettera. E, ho una domanda in realtà che esula dalle tematiche che abbiamo trattato oggi, ma che chiedo ancora a Nemo Sud una risposta, e riguarda un problema abbastanza comune. Ci chiedono se sono indicate alcune creme o prescrizioni per dei pruriti intimi abbastanza disagevoli. Qual è il vostro suggerimento? Diciamo che il problema può essere dovuto a alcuni fattori, che non c'è qualcosa di specifico, quindi se è qualcosa dovuto magari a fungo, non so, qualcosa, ovviamente si deve prima parlare col medico e valutare la situazione, a cosa è dovuto questo prurito. Così non possiamo consigliare qualcosa di specifico. Capire l'origine. Diciamo che non... Certo, quindi segnalazione comunque anche agli operatori dell'assistenza domiciliare. Quello sicuramente. Esattamente, l'infermiere piuttosto che il medico, quando il medico di medicina generale che si reca al domicilio, e poi semmai una richiesta di visita dermatologica se viene ritenuto opportuno. Perfetto. Allora, ancora credo un paio di domande. Ecco, sì, questa è interessante. Scusate, chiedo ancora a Nemo Sud quest'ultima cosa. Nei pazienti pediatrici è suggerito scuffiare e cuffiare durante le manovre di tosse assistita? Forse a noi dovevi chiederlo? Scusate, non ho capito. Ho sbagliato. Roma. Tutte e due, tutte e due. Quale rispondere? Rispondo io, sì. Anche se noi non ci occupiamo di, il centro nostro non si occupa di pazienti pediatrici, mi sento di suggerire la cosa anche per siccome ho visto che c'era stata anche un'altra domanda prima relativa alla macchina della tosse, se farla o meno scuffiata, e se scuffiare nel mentre la si fa. Sì, il trattamento che facciamo noi prevede il trattamento sia da cuffiato che da scuffiato, e prevede scuffiare il paziente anche nel mentre la sta facendo la macchina della tosse. Quindi mi sento di suggerire questa cosa anche per un paziente pediatrico, perché comunque scuffiando il paziente durante la macchina della tosse, il dubbio che viene è: scendono le secrezioni? Sì, scendono le secrezioni, ma con la fase, con la pressione negativa della macchina della tosse, le faccio al tempo stesso risalire, e questo mi consente di pulire la cuffia da eventuali residui che possono venire da sopra, diciamo, che non dovrebbero essere lì. E mi sento però di aggiungere una cosa: la cuffiatura e la scuffiatura, ci sono dei casi in cui non viene fatta, ma sono casi che comunque vengono visti in fase di ricovero o in fase ambulatoriale, cioè, non lo so, per dire, casi particolari di tracheomalacia che porterebbe allo, cioè, che, nel quale la scuffiatura è
peggio, dà delle controindicazioni rispetto a fare la macchina della tosse solo cuffiati, evitiamo di fare la scuffiatura durante la macchina della tosse, perché la pressione è talmente alta che rischiamo poi la fuoriuscita della cannula in alcuni casi. Diciamo si cerca sempre in equip, quindi fra i terapisti e il medico di riferimento, di dare un trattamento ad hoc per il paziente. In linea generale li scuffiamo tutti, nel particolare poi va visto paziente per paziente qual è la situazione, insomma. Stefania? Sì, no, perché è passata un'ambulanza e mi sono mutata. Allora, una domanda per Nemo Sud. Ci date qualche indicazione rispetto, abbiamo visto la medicazione della PEG nel dettaglio. Quando termina la nutrizione, c'è qualche accorgimento particolare da fare nella sonda? Diciamo che l'attività principale è seguire un lavaggio con acqua normale per evitare che si formino delle incrostazioni dovute alla continua, ovviamente la nutrizione in maniera continua, e quindi per evitare che le incrostazioni formino nella sonda. Diciamo che questa è la cosa principale da fare. Alcune volte può capitare che si formano anche con l'acqua, non riescono ad andare via. Diciamo che quando si inserisce la siringa con l'acqua, con una mano si inietta l'acqua e con l'altra si cerca di toccare la sonda, schiacciarla da di loro, così nel frattempo si manda l'acqua e così la nutrizione che rimane attaccata alla sonda va di nuovo, si mette nello stomaco. E consigliamo anche di spostare il morsetto, il clamp. Perché lasciano sempre allo stesso punto, si può, quando si chiude rimane chiusa, si può chiudere, alcune volte non riesce bene il passaggio dell'acqua della nutrizione. Perfetto. O dopo la somministrazione anche di compresse che possono fungere da ostruzione a volte. Perfetto, io abbiamo ricevuto tantissime domande, credo che sia stata una puntata davvero molto pratica, molto concreta. Vi ricordo che potete inviare le domande anche successivamente quando chiuderemo a centroascolto@aisla.it. Io ringrazio di cuore tutti voi, Centri Clinici Nemo, Serena, Gabriele, Giulia e Davide, perché è stato veramente un momento di condivisione importante. E che dire? Grazie e a presto. Grazie a voi. Arrivederci.